si hanno fatto, si hanno battuto fisicamente con la polizia, sì. L'hanno arrestato, vanno al tribunale, alla corte, no? Lui non, neanche parlava l'inglese, sì. Okay? E ci ha detto il giudice, ma che cazzo di civilizzazione avete qui? Uno non può fumare una sigaretta con amici dopo andare al cinema. E lo, il giudice ha detto, se non ti piace, o te ne, va, te ne ritorni in Italia, o ti presenti per deputato e cambi la legge. E in un anno era eletto deputato. Ha chiamato Trudeau, il primo ministro, ha detto, questa legge si deve cambiare, perché gli italiani non l'accettano più. E infatti c'era molta violenza con poliziotti, hanno tolto questa legge del codice criminale. Legge fascista. Guarda che però c'è anche da dire un'altra cosa, cioè che quando il capo della polizia era un italiano qui, abbiamo avuto due capi di polizia italiani, quello Zaccardelli della RCMP e Fantino, erano dei duri, guarda questi qui. Fantino tre voti a me, sì. Quando c'avevo 15-16 anni. Mandato le botte, ok? Sì. Ok. Quando si è fatto capo di polizia, sono arrivati gli tanti da College Street dicendo ma non è possibile, questo ci ha bastonato, ci ha detto è vero anche a me, ma per ragioni più ampie, no? È la prima volta che italiano e capo di polizia, benessere della comunità in genere, lascia lo Stato. Potevo fare il processo, era già avvocato, no? Ma se facciamo processo contro uno di noi, la comunità soffre di più, lascia lo stare. Sappiamo che è un fascista, un bastardo, ma almeno c'è l'immagine, il simbolo di un italiano non mafioso, ma capo di polizia. Vedi, cioè, io anche dal punto di vista, dopo che avevo parlato con Pino e Antonio su questo fatto di poliziotto, perché come è successo in Italia, credo che Pino l'ha detto ieri, che i meridionali di essere poliziotti, di essere nelle forze armate, sì, carabinieri, era la cosa più facile, sì, e infatti, in questo senso è anche un potere falso, sì, perché come hanno fatto with Wounded Knee, sì, dai il potere a un indiano che ammazzare l'altro indiano. È un potere fatto quando ci mette la pistola in mano alla gente, non ci dai il potere politico, gli dai un potere finto che c'è una pistola e quello si sente potente, e poi vanno a morire, come mi spiegava Antonio. La maggior parte dei soldati italiani sono del sud. Antonio? 90%. Come erano nel Vietnam, puoi smettere la camera per un attimo?